Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di Economia. Oggi introduciamo il concetto di diversificazione finanziaria e poi andiamo a parlare dei fondi comuni di investimento. Quando abbiamo parlato di diversificazione nel video che vi lascio qui sopra a destra nella scheda, abbiamo detto che le imprese diversificano producendo prodotti, scusate il gioco di parole, molto diversi tra di loro. Riprendiamo quindi questo concetto di diversificazione e lo applichiamo al mercato finanziario. La diversificazione sul mercato finanziario significa in sostanza che se prima andavo a investire solo su obbligazioni di una certa impresa, nel momento in cui diversifico vado a comprare le azioni di 10 imprese diverse. E a questo punto vi starete chiedendo perché mai dovrei investire in 10 aziende diverse? E la ragione è tanto facile quanto importante. La riduzione del rischio. Quando investo in una sola impresa, quella o va bene o va male. Non ho certezze però che questa vada bene o male. Se andrà bene ci guadagnerò un sacco, se andrà male perderò tutti i miei soldi. Il rischio che corro, in particolare per le obbligazioni, il video è sempre qui sopra nella scheda in alto a destra, è il fatto che chi mi deve restituire i soldi più gli interessi non riesca a farlo e questo viene chiamato rischio di credito. Per farvi capire quanto è rischioso investire in una sola azienda, facciamo un esempio. Poniamo il caso che io investa solamente in azioni Apple. In questo scenario la Apple sta per lanciare sul mercato un nuovo prodotto. Questo nuovo prodotto, dopo 5 giorni, inizia ad essere molto malfunzionante e quindi l'azienda si vede ritirati dal mercato un sacco di lotti di quel prodotto. Il fatto che molti di questi prodotti siano difettosi limiterà i guadagni di Apple. Contemporaneamente a questa disfatta entra sul mercato un nuovo competitor di Apple e questo propone telefoni molto simili agli iPhone a un prezzo molto inferiore. Ed ecco che la Apple si troverà un po' in difficoltà e quindi le sue azioni verosimilmente varranno di meno sul mercato. Questo era un esempio solamente per farvi capire, la Apple non teme questi scenari, ma comunque il rischio c'è sempre. Ma cosa sarebbe successo se io avessi investito in 10 imprese di telefonia piuttosto che solo in Apple? La risposta è che presumibilmente alcune sarebbero andate bene, altre sarebbero andate male. In pratica in alcune avrei guadagnato molto di più delle aspettative e in altre molto di meno. In generale però diversificando io riesco a ridurre il rischio. E questo perché con i profitti che ho fatto con le prime 5 aziende copro le perdite che ho fatto con le ultime 5 aziende. Vi ho fatto l'esempio di 10 imprese che producono telefoni proprio perché questa strategia è particolarmente efficace se si investe in tante imprese dello stesso settore. Lo scenario cambia anche di molto se io al posto di investire solamente nelle azioni Apple avessi investito anche nel suo competitor. Questo perché l'andamento delle due imprese generalmente è collegato. Mi spiego meglio, se la vendita dei telefoni Apple è calata, significa che qualcun altro ne avrà giovato, quindi ad esempio Samsung avrà venduto molto di più rispetto alle aspettative. Ed ecco che io col mio investimento ho guadagnato con Samsung e perso con Apple, non ho solo perso. Dunque in ambito finanziario questo è il motivo per cui si diversifica, abbassare il rischio. A questo punto, avendo chiari questi concetti, possiamo parlare dei fondi comuni di investimento. La premessa è stata necessaria perché questi fondi si basano unicamente sulla diversificazione. Partiamo però dall'inizio. Che cos'è un fondo comune di investimento? Un fondo comune di investimento non è nient'altro che una società che raccoglie i soldi di tanti investitori per poter abbassare i costi di investimento. Un fondo comune di investimento nasce dall'aggregazione di tanti soldi portati da un sacco di investitori. Questi soldi vengono affidati a una società che si chiama di gestione del risparmio. La SGR a questo punto, con questi soldi, acquisterà titoli, obbligazioni, azioni, un sacco di strumenti finanziari. In pratica è la società che investe al posto degli investitori. Questi, in questo modo, è come se con la loro piccola parte avessero comprato tantissimi tipi di strumenti finanziari. Questa società però in qualche modo dovrà pur guadagnare, quindi come guadagnano le SGR? Sostanzialmente dalle commissioni, che in parte sono fisse e in parte sono variabili. Perciò questo significa che se il fondo comune di investimento va bene, guadagna il 2%, mettiamo, una parte di questo 2% va alla SGR. L'altra parte invece sono i guadagni degli investitori. Le commissioni sono sicuramente la parte peggiore dei fondi comuni di investimento perché spesso sono molto alte e non ti consentono di avere tutto
il profitto che avresti investendo da solo. Tuttavia, si investe con le SGR perché così si diversifica molto di più e quindi si riduce di tanto il rischio. In conclusione vorrei però farvi notare che esiste una differenza tra fondi chiusi e fondi aperti. I fondi comuni di investimento aperti sono quelli nei quali tu puoi uscire quando vuoi. Questo significa che se io oggi compro una quota di quel fondo e tra 20 giorni mi stufo, posso tranquillamente chiedere il rimborso in qualsiasi momento. Coi fondi chiusi non funziona così, per il semplice motivo che non esiste il rimborso della tua quota. Tu la tua quota la devi vendere a qualcun altro, quindi devi trovare qualcuno disposto a comprarla. Se vi siete affacciati a questo mondo in passato, sapete che i tipi di fondo comune di investimento sono svariati. La classificazione più ricorrente però è quella fatta sulla base di quali strumenti acquista la SGR. Quindi per farvi capire, fondi azionari significa che investono maggiormente in azioni, obbligazionari in obbligazioni, ci sono quelli sui titoli di Stato, ci sono un sacco di tipi diversi di fondo. I più famosi tipi di fondi sono quelli azionari, che investono principalmente in azioni, obbligazionari, che investono principalmente in obbligazioni, monetari, che investono principalmente in strumenti finanziari che scadono a breve, e bilanciati, che quindi non comprano niente nello specifico, non hanno una maggior quota di un particolare strumento. Se siete interessati ad altri tipi di video come questo, scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e un sacco di altre cose. Ma soprattutto, tra poco appariranno dei riquadri con tanti altri video miei, molto belli, quindi cliccateci!